Buonasera a tutti, signori e signore. Eccoci qua stasera, io e Fabiolino, a narrarvi le magiche vicende del perché la cinematografia degli anni Ottanta sia così rilevante. Siamo Fabio. soli perché il curte poverello sta È male, che malatino. altrimenti avrebbe voluto partecipare a Ma questa noi non lo lite. abbiamo voluto. Ma noi Lo abbiamo dai colto via. la palla al balzo mandandogli la febbra per potercela fare come piaceva a Ha noi. Come funzionato alla grande, ha funzionato in maniera meravigliosa. vedi. Sì, Bene. abbiamo una serie di cose da mostrarvi e in realtà l'idea iniziale era... È successa questa cosa. C'è stato qualcuno che ci ha chiesto, visto che sono giocatori giovani, quindi persone nei loro 20 anni, non hanno mai visto i film degli anni 80 che vengono citati in loop. Non hanno idea di quali siano. Quindi, Giustamente, uno dei nel senso che motivi di questo magari. video è mostrare alle persone quali sono i film e noi citiamo il loop. Eh già. Non solo, secondo me va fatta una doverosa premessa, perché spesso viene fuori un discorso corretto sugli anni Ottanta, ma che va un po' inquadrato, cioè c'è una sorta di mitizzazione degli anni Ottanta. C'è una sorta di amore a prescindere per gli anni Ottanta e per tutto quello che hanno prodotto, soprattutto per la cinematografia degli anni Ottanta. Ma questa cosa va presa con le pinze, cum grano salis, perché in realtà non è che negli anni Ottanta, cioè è come dire, tutto ciò che è nato negli anni Ottanta, tutto ciò che è stato prodotto negli anni Ottanta è stupendo, i film di oggi fanno cagare, sono orrendi. No, ragazzi, se voi guidate una macchina degli anni Ottanta può essere bellissima, ma avrà comunque le scomodità e alcune, diciamo, obsolescenze legate al fatto che appunto è un periodo degli anni Ottanta. E così ce l'hanno i film. Cioè, ci sono comunque dei capolavori che rivisti oggi vanno obiettivamente contestualizzati nel loro periodo storico, perché altrimenti se li vedi oggi, anche se sono dei capolavori della cinematografia, hanno i loro, insomma, hanno la loro età e la dimostrano. Con alcune eccezioni, secondo me, nel senso che gli anni Ottanta hanno prodotto una marea di cose stupende. I capolavori, come sempre, sono pochi e sono tali perché trascendono il periodo, cioè quei capolavori degli anni 80 sono gli stessi capolavori che trovi negli anni 70, negli anni 60, diventa tale perché esce fuori dal tempo il capolavoro. Detto questo, anni 80, cultura nerd, perché c'è questo amore, questo revival? Perché semplicemente noi che all'epoca eravamo ragazzini, oggi siamo nella posizione di spendere denaro, di essere, tra virgolette, il target di una certa industria del gioco, una certa industria cinematografica. Quindi non è un caso che ci sia un revival degli anni 80, ragazzi. È probabile che tra qualche anno ci sia un revival degli anni 90 e Sicuro, poi un sicuro, revival dei sono 2000. concordo totalmente. E motivo, per esempio, per cui parlando con il negoziante a cui vado a fornirmi di fumetti, diceva che il periodo d'oro di alcuni fumetti è finito, cioè da valere moltissimo, non valgono più un cazzo, perché è morta la generazione che era giovane con quei fumetti. Per i quali quei fumetti erano importanti. Quindi oggi, quanto vale, che ne so, Corrierino dei Piccoli? Niente. Risposta. Zero. Cioè, È il prodotti. motivo per cui. No, no, ma è Prodotti che un così. tempo valevano molti soldi nel collezionismo. Sì, e oggi hanno quel valore solo per determinate persone, solo per determinati individui, spoiler, pochissimi. Ed è il motivo per cui mi accanisco sempre con chi ce l'ha a morte con le operazioni di restyling, reskin, chiamatele come volete, dei fumetti di supereroi,
Non perché non abbiano, tra virgolette, le loro ragioni o perché magari si trovino spaesati, ma perché non hanno capito che quello fondamentalmente è un prodotto e se quel prodotto vuole vivere deve assumere una nuova veste, perché l'uomo ragno degli anni 50 con Siamei che ha 82 anni e Peter che ce ne ha 16 non può funzionare in un Verissimo. mondo attuale, capito? Quindi è inutile che ve la prendiate voi, un voi generico, con l'uomo ragno che diventa Miles Morales o diventa Gwen Stacy, cioè quelle sono operazioni fatte da chi gestisce quei brand, quelle IP, perché l'IP continui a vivere. Quindi il vero problema enorme non è il prodotto anni 80 che ha il suo fascino, che ha la sua, diciamo, al suo appeal, eccetera, eccetera, è quando il remake, attenzione, questa è una cosa molto importante secondo me, e poi vi farò un esempio con alcuni film, è quando il remake è fatto non per la nuova generazione e quindi non per veicolare dei contenuti nuovi, eccetera, eccetera, ma per cercare di accalappiare quelli a cui piaceva il vecchio. È lì il problema. Nel senso, ci sono dei capolavori, ne parleremo, tipo Robocop, no? Robocop è oggettivamente, per me è un capolavoro, ma lo è oggettivamente perché c'è un'inquadratura di Robocop che è passata alla storia della cinematografia, quindi ha dei punti, diciamo, importantissimi. Ma Robocop è uscito, ovviamente negli anni 80, come un film che, diciamo, faceva passare dei messaggi, ma questi messaggi, io e Leo lo diciamo sempre, non è che erano una lecture, come dicono gli inglesi, no? Cioè non erano il predicozzo, eri te che dovevi leggere, ti arrivava questo messaggio in faccia, questo cazzotto, ma eri te che dovevi farci lavorarci su, non c'era la predichina fatta per farti la morale o per farti volutamente riflettere su qualcosa puntandoci il riflettore, appunto puntandoci la luce. Quindi, se te prendi un film come Robocop, che è un capolavoro e che è uscito appunto negli anni 80, e prendi il remake di Robocop, per me, ma insomma, cioè, non ha alcun senso, perché Robocop è un film che parla di certi argomenti, quindi del side, cioè del rapporto tra l'uomo e la tecnologia, del rapporto della polizia, quindi dell'esercizio del potere, della decadenza urbana, tutta una serie di tematiche che, riaffrontate in un film del 2000 e rotti, non ha alcun senso. Cioè, quelle stesse tematiche, per essere fatte bene, per essere veicolate, dovrebbero avere un altro film ad affrontarle. Ecco, in quel caso lì si può dire che uno è un capolavoro e un altro è una monnezza, perché non c'entra nulla. Quindi non è che tutto ciò che è stato fatto negli anni Ottanta sia un capolavoro a livello cinematografico. Lo è quando quella cinematografia ti faceva divertire di brutto, cioè ti sorprendeva, ti dava i cazzotti in faccia, faceva determinate cose. E al tempo stesso ti arrivavano dei messaggi, te ci riflettevi, te ci spippolavi sopra. Allora lì sì si può parlare di capolavoro. Quindi per dire Robocop, tanto per dirne uno, Robocop degli anni 80 è un capolavoro. Il remake ha senso? No. Insomma, è un po' come dire, un sacco di problemi secondo me che hanno, di cui si parla spesso con Fabio, i film attuali, nel riprendere le vecchie proprietà intellettuali degli anni 80 e riproporli, è che ripropongono il film cercando di metterci della roba e, secondo loro, impreziosendolo, non mettendoci della bella scrittura, una bella sceneggiatura, eccetera, ma mettendoci la predichina che di per sé, secondo loro, dovrebbe rendere il film migliore. No. Cioè, le predichine non piacciono a nessuno. Cioè, i film di un tempo erano belli, non per la predica in sé, perché dentro c'era un messaggio dell'autore che voleva mandare,
Però te quel messaggio, se te volevi, potevi non cacarlo minimamente. Il film Perfettamente. rimaneva E comunque bello. restava una grande opera, sì. Poi parleremo, insomma, di Con vari tutti i film. limiti, con tutti i Con, limiti. certamente. Insomma, abbiamo iniziato parlando di Robocop. Robocop è uno dei film che è citato in Lube, per esempio, nel Set del Eh sì. Master. Quindi è uno dei film da vedere assolutamente, che ha contribuito a quello che è l'ultima bomba. Robocop è Sì, un film. anche una certa estetica violenta, capito? Cioè, proprio per certi versi di armi da fuoco che devastano tutto, di città zozze, sporche, di umanità degradata. Quindi, dai, Robocop, Infatti ci ragazzi, sono una serie è. di film degli anni Ottanta che, sebbene non siano di per sé post-apocalittici, Esatto, bravo, vero, vero. rimandano al concetto che la città moderna è già post-apocalittica, perché non Sì. c'è il controllo della legge, non c'è, o se c'è è malato, è parte del problema. In Robocop la Perfetto. legge è parte del problema, per esempio. Poi le Sì. città di Detroit, eccetera, eccetera. Ma in Il giustiziere della notte 3, Altro se te lo filmone. guardi, la polizia non ha potere. Lui è solo, c'è una gang che è quella che spadroneggia nel quartiere. Cioè, è totalmente Kenshiro senza È bomba atomica. post-apocalittico, Post-apocalittico. è più post-apocalittico di Mad Max, se ci Sì, pensi. Cioè, nel totalmente. senso che è un post-apocalittico sull'uomo, cioè su quello che vive l'uomo, capito? Non c'è l'esplosione, non c'è il deserto radioattivo, ma alla fine la storia la fanno i personaggi, C'è eh? un Quindi. eroe solitario all'interno di un posto dove la legge non c'è. Poi, perché non ci sia la legge nel post-apocalittico è perché ci sono le bombe atomiche, eccetera. E Esatto. lì è perché la polizia ha paura a entrare nel quartiere, fine. Sì, lì è perché la società ha fallito. Precisamente, perché anche da questo Sì, punto di sì. vista un film non post-apocalittico, secondo me è post-apocalittico, si dice The Warriors. Beh. The Warriors. Cioè, le gang sono libere, fanno la legge, non la polizia, quindi il senso è lo stesso post-apocalittico. Te sei solo, non c'è legge. Questa alla fine, il senso. Quindi sì, senz'altro Robocop, anche se secondo me poi Robocop è un bellissimo film, non saprei se definirlo così, ma per me è un po' cyberpunk, perché c'è questo fallout Totalmente, totalmente, sì, della rapporto mente, ricordi. macchina. Il rapporto Sì, uomo-macchina, sì. eccetera. Quindi sì, è veramente molto bello. Robocop, guardatelo perché è un obbligo. Dai, Robocop va visto, non ha veramente niente di brutto. Le musiche sono stupende, la colonna sonora è stupenda. Allora, Robocop, intanto partiamo subito col dire che ha un pregio spaventoso, e cioè che il costumista di Robocop è lo stesso esperto di effetti speciali di La Cosa. Tant'è, vi do questa Bottin, chicca, Rob se non la sapete, bravo, Bottin, sì. tant'è che hanno aspettato a far partire le riprese di Robocop perché lui aveva finito da poco La Cosa e lo volevano assolutamente, e in effetti. Se te ora magari lo guardi adesso sembra naif, oppure ti accorgi dei limiti dell'epoca, tipo lui non viene mai ripreso quando sta in auto per intero, perché il costume era talmente massacrante da indossare che l'attore quando si metteva in macchina c'aveva solo la parte di sopra, sotto c'era la biancheria. Però c'erano delle accortezze stupide, tipo inquadrargli i piedi cibernetici, cioè c'era tutta una serie di cose con cui si cercava di ovviare chiaramente ai limiti dell'epoca. Anche per dire banalmente, non so se per chi l'ha visto, non so se ti ricordi come si muove l'ED209, no? Che c'ha tutti quei movimenti un po' scattosi, così. Quella è una tecnica, ho scoperto, perché poi chiaramente me lo sono andato a studiare. Perché è un film che, cioè, a me piace proprio particolarmente.
è una tecnica che si chiama il passo 1 ed è una tecnica cinematografica che è stata usata prima negli Argonauti, che è un film Capolavoro, vecchissimo, assolutamente, capolavoro. che però, che io lo so che te ti ricordi la scena degli scheletri. Certamente. Quella, Il oh, combattimento a degli me scheletri è un momento della storia del è cinema, una delle, assolutamente. è una de secondo me sì, Sì, cioè è sì. il primo film fantasy vero. Vero, cioè con quel brivido proprio, capito, degli scheletri che combattono, dai, stupendo. Quindi è stato fatto con quella tecnica lì e, cioè, ragazzi, dietro c'era tanto, c'era veramente tanto amore per i dettagli. Ecco, la cosa che differenzia tante volte un film anni 80 fatto in quel modo da una pellicola che si vede oggi, poi sulle motivazioni, secondo me c'è da discutere, forse il cinema per certi aspetti è diventato inadatto a certe storie. Ci sono le Concordo con serie. Fabio, Però totalmente. Secondo me il problema è che il c'era proprio, medium capito? ha cambiato il medium proprio. Cioè, che scopo ha quel medium lì? Sì, per certe cose il film non è più adatto, per raccontare determinate storie non è più adatto, nel senso non che non sia adatto, perché prima le storie si raccontavano lo stesso. Ce n'è uno più efficiente, cioè pensate a una storia tipo Better Call Saul o Breaking Bad, cioè non la puoi condensare in un film, capito? Non... Ma probabilmente anche oggi, lasciamo perdere l'orrore cosmico che è, ma anche Il Signore degli Anelli oggi sarebbe una serie, non sarebbe un film come quelli che ha fatto Peter Jackson, probabilmente, probabilmente. Quindi, non so, secondo me, ecco, ripeto, gli anni 80 hanno prodotto tante cose stupende, adesso lo vedremo. Poi hanno influenzato, questo sì, hanno influenzato tutta una sorta di creatività che è venuta giù a cascata, che non è che hanno influenzato, noi, chiaramente noi parliamo per noi, ma non è che hanno influenzato solo noi. Vi faccio un esempio banale, ma proprio roba, parliamo di influenza trasversale, influenza mainstream. Altro capolavoro anni 80 che probabilmente pochi hanno visto, Excalibur. Cazzo, Excalibur, ragazzi, tanta Tratto roba. da La morte di Artù, che è una praticamente epopea che diciamo riunisce un po' determinati miti arturiani, vari personaggi e lavora su questo. La scena di Merlino che prende la spada Excalibur dalla Dama del Lago con la mano della dama che esce dal lago. Ragazzi, quella scena sta in Fantozzi. Non mi Sì, 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 ricordo sì, quale certo. film di Super Fantozzi, Fantozzi, credo. Super Fantozzi, che credo sia. No, non voglio dire una cazzata, è degli anni 90, Super Credo Fantozzi? che sia degli anni 80 anche quello. A 80, Credo sia fine anni 80. però per dire, vabbè, Excalibur è dell'81, Sì, cioè è certo. proprio inizio anni 80. Quindi c'è della roba che ha influenzato a cascata gente in tutta la. Cioè, dai, ragazzi, è schizze, scuzze, Scazibur, quella scena lì, cioè la sa anche chi non ha visto Excalibur, capito? Quindi ecco, lì davvero c'è tutto un tipo di cultura che è percolata, tra virgolette, anche in altre opere, in altri. Vabbè, dai, se no cambiamo, se no Parliamo, qua per esempio, di un grande film degli anni facciamo Ottanta che io ho visto un'ecografia. quando ero proprio, penso uno dei primi film che abbia visto al cinema con mia madre, che è Il Drago del Lago di Fuoco di Wes Anderson. Si diceva l'altro giorno, si diceva. Che Cioè, quel film è un meraviglia. capolavoro assoluto, a parte perché il drago è meraviglioso, ma è il solito discorso del messaggio che ti mandi. Cioè, il film si svolge nel periodo subito dopo il crollo dell'impero romano, quindi la fine dell'impero romano e l'inizio di quello che sembra, no? Una nuova era del mondo, dove il drago rappresenta la fine del fantastico che va a morire, e infatti c'è la fine del paganesimo e l'avvento del cristianesimo in Inghilterra. Quindi questo film è un film fantastico, eccetera, però è anche un film che sotto
tutto ti dà un sacco di spunti, per esempio sul concetto di potere. Alla fine il drago lo uccide l'eroe, ma arriva il re in carrozza, scende con la spada, trafigge il cadavere del drago e dice l'ha ucciso lui, per esempio. Cioè, un sacco, oppure la chiesa che è vista come il posto sordido da cui questi cristiani sono, dove va a finire tutta la rumenta del mondo, diventano cristiani, per esempio, diventano il sacerdote cristiano che pensa col potere di Dio di risolvere tutto e viene distrutto dal drago, viene incenerito. Cioè, tutti questi piccoli messaggi prima ti venivano messi nei film perché era quello che pensava lo sceneggiatore. Non so Esatto, idee, cioè. non era quasi neanche un messaggio, era un io la vedo Precisamente, così, capito? precisamente, non ero, cioè, sembra quasi lo sceneggiatore non voglia darti un messaggio in generale, te la devi pensare così Sì, perché così è giusto. infatti, perfetto, Cioè, sì. lui la vede così, lui se la sente Lui così. la vede così, cioè era veramente autoriale nel senso di riferito a sé. E invece, molte volte vedi queste cose da oggi e ci senti sotto la vena di per vendere c'è cioè da fare questa cosa qui. Che poi spesso non vende nemmeno, e questa cosa mi fa ridere. Cioè, per vendere deve avere una bella storia, dei begli attori, una bella regia. Non. Poi io dico un'altra cosa: quando ti fai dei messaggi e i messaggi non sono sinceri, quel film c'ha vive poco. Parte male, parte Parte malissimo, male, capito? parte malissimo. Allora, io Allora, partiamo. adesso voglio sapere, io Vai. ora voglio sapere Vai, vai. la tua top 3. È difficilissimo, ma no, questa è una domanda difficilissima, Fabio, guarda, Io ce l'ho top. solo per generi, la top 3, per generi. Allora, eh sì, no, Non impossibile riesco a senza fare, non generi. riesco a fare, non riesco a, no, non riesco a Allora, farne una, io infatti. ti dico che il mio film di fantascienza. Facciamo la top 3 di Ok. fantascienza, va bene? Vai, top 3 di fantascienza. Su questi tre film che io dirò, però c'è, va a mettere un asterisco. Qualcuno di voi non riterrà che questi siano film di fantascienza, quindi. Perché secondo me Bisogna capire se. funzionano Ah, perfettamente anche se te togli l'aspetto beh, scientifico da certo. questi film, quindi. E questo è il capolavoro, il concetto di capolavoro, secondo me. Ritorniamo lì. Che Allora, sfugge all'etichettatura per forza. all'inizio c'è una dura lotta tra due film per me. Vai. Sono, uno è degli anni 80, quindi rientra nella serata. Sì. Uno è fine anni 70. Uno è Allora, fine anni 70 è Alien per Alien, forza, è Alien. perché è del 79, però dai, È 79 Alien. ci sta, ci Alien, sta. secondo me, io l'ho rivisto con la versione nel Blu-ray nuovo figo. È perfetto. Se Sì, dovessi è dire dal uno, punto è di vero. vista registico, dal punto di quel film è la È perfezione. vero, è vero. Non si può dire il contrario, è Cioè, vero. c'è A tutto, un a tutto, a ritmo del veramente film tutto. dove non c'è un attimo inutile, non c'è un attimo che non ti dà attenzione. Le pause vengono messe appositamente per rilanciare momenti che fanno paura. Non c'è il jump scare, non c'è parti inutilmente di Perfetto. boo del cazzo, queste robe qui. C'è una protagonista È perfetta in perfetta, sì. un'era in cui non era obbligatorio mettere personaggi di genere, eccetera, eccetera. Cioè, Ripley è, penso, una delle eroine più belle del cinema, E infatti più perfette, è cioè, rimasta se tu capisci? vedi tuttora un sacco di disegni fatti dai fan sono sempre Ripley e il gatto Josie Beh, per in forza, Alien, per insomma, una forza. cosa. E Per secondo forza. me io amo anche, parlando di anni 80, io amo tantissimo Aliens, Sì. mi piace da morire, Ok. bellissimo, lo Ok, ritengo un ci sta. grandioso film, però purtroppo tra i due io l'ho visto uno dopo l'altro, l'ho rivisti per avere. Purtroppo Alien vince. Non è la stessa Non è la cosa. stessa cosa. Vabbè. Diciamo anche che quando cominci a parlare di franchise diventa difficile tenere sempre lo stesso, cioè,
Robocop 2, visto che abbiamo citato Robocop. Robocop 2 non solo non è un capolavoro, è proprio una trecciata orrenda. Infatti Robocop Cioè, me non l'ha ha insegnato solo uno, niente, eh. non ha Robocop 1. niente, assolutamente nulla di quello che rende stupendo Robocop, il primo Robocop. Assolutamente nulla. Tant'è vero, e qui poi dopo questo sarà materiale per un'altra live, che in realtà ho scoperto recentemente comprando un'opera omnia sul Robocop di Frank Miller, che è lui che avrebbe dovuto fornire la sceneggiatura per il secondo e per il terzo capitolo, e così non è stato. Ma ne parleremo in un'altra live a tema fumetti e a tema libri. Parlando di sempre di Alien, consideriamo che secondo me lì c'è una scelta vincente di Ridley Scott, perché Ridley Scott prende i resti non folli, i resti migliori del progetto di Dune di Jodorowsky e non è andato in porto. Quindi prende O'Bannon, lo sceneggiatore, poi prende Moebius e prende la carta vincente. Cioè, lui ha proprio pescato il jolly, che è Giger. Giger, Cioè, a lui chiappa Giger ragazzi. e gli dice: fai te gli alieni. Cazzo, cioè, fai l'astronave, Ragazzi. fai. E permette a Giger di metterci tutto quell'aspetto sessuale che è tipico della sua arte. Cioè, non gli dice: fammi un E mostro, ma non mi rompere il che cazzo. rende, ragazzi, e che rende Alien Alien, perché dai, anche questo soffocamento che ti fa il facehugger, dai, cioè ci sono tutte tematiche che, boh, sono geniali, oggettivamente Cioè, secondo me geniali, la dai. genialità è non il terrore di dire cazzo, ragazzi, ma qui la gente entra in un'astronave e le persone vanno al cinema, si vedono minuti e minuti di cazzi nella fica, presi come retro della. E invece di dire no, guarda, non ne fare, gli dice vai, falli, non ti preoccupare, ci Vai, penso io, vai. vai tranquillo. E questa roba ti entra assolutamente in testa. Tutta questa roba Certamente. qui, sottotitolo, meravigliosa la scena in cui l'androide impazzito cerca di infilare la rivista porno arrotolata in bocca a Ripley, che lì per lì te, però c'è tutto questo aspetto sessuale nel Perché arriva film dopo, che ti certo. arriva, ti colpisce, ma non lo fa platealmente, lo fa perché chi ha fatto sta cosa è un artista. Cioè, uno è nella vita, fa l'artista davvero, non fa una cosa fatta per un film e basta. E per fortuna, o purtroppo, visto che oggi è sempre più difficile trovare questa cosa, l'arte se ne frega totalmente del perbenismo, perché l'arte è rottura. Quindi più ti sciocca, più ti arrivano calci nelle palle o sulle gengive, e più l'arte è tale, capito? Non è che dice: oh mio Dio, qualcuno si scandalizzerà. No, non lo vai a vedere, punto. Non c'è il disclaimer iniziale con scritto: vedrete dei cazzi e delle fighe sullo sfondo di questo film. E questa secondo me è la cosa geniale, cioè il coraggio di Ridley Scott che non ha messo il bavaglino all'artista che ha preso, perché delle volte si Sì. vede questo fatto qui, capito? Di mettere la museruola, però invece in questa cosa Vabbè, qui ha pagato. oggi è quasi una costante, eh? Oggi, Cioè, ragazzi, quello che è fa sì che i veramente film quasi una siano costante. bavosi e la gente riguarda i roba degli anni 80, sì. Cioè, non puoi chiamare un Giger e non fargli fare quello che lui sa fare. Quindi Alien. Alien. Ok, 79, ma ci sta. Dai, ci sta. Secondo Poi. posto a pari merito, però, perché è Ok. bello per altre cose. Ok. Per me è la cosa di Carpenter. Ma come fai a non adorarla, la cosa di Carpenter? Dai. La cosa di Carpenter C'ha tutto, c'ha l'ambientazione, c'ha tutto. è secondo me il più bel remake è The Hateful Eight di Tarantino, Sì, che beh, certo, c'ho sì. l'alieno,
non c'ha gli stessi personaggi, è ambientato nel West, Eh sì, in ma una ti fa baracca, vivere lo stesso quella senso. sensazione. Non per niente la colonna sonora è anche la stessa. Cioè, Eh loro riproducono la colonna sonora di Ennio beh. Morricone per farvi capire quanto i tempi cambiano. Preparatevi, eh? La colonna sonora di Ennio Morricone della Cosa nell'82 ha vinto il Razzi, cioè l'Oscar della cacca, cioè per le cose peggiori. La colonna sonora di Hateful Eight, che è la stessa a parte alcuni pezzi, Identica, se non sbaglio, ha sì. vinto l'Oscar. Cioè, voi pensate quanto questo tempo passato è la stessa cosa, però quanto questo tempo passato ha modificato il gusto delle persone, del critico che va a giudicare una cosa. Cioè, negli anni 80 non lo capisci, passano È la 40 stessa anni. recensione di Power Slave. Se te leggi la recensione di Power Slave quando è uscito l'album. Ah, una bella, questo album, i soliti virtuosismi, bli bli bli, uguali a prima, oggi è considerato uno forse il Vabbè, più a me fanno bell'album in quelle assoluto. io adoro quelle recensioni lì, le adoro tantissimo. Allora, io ho letto l'altro tempo fa una recensione del primo album degli Slayer con scritto degli anni 80, con scritto: questi non sanno fare un cazzo, questi dopo questo album, ciao, chi se Si li chiude ricorda? Bacca e Burattini. Io Che adoro meraviglia. queste recensioni, mi fanno morire. La gente che non ci ha capito un cazzo. Che poi vengono asfaltate dalla realtà. Cioè Capito? la realtà passa, fa pip, 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 e li asfalta così via. Io adoro queste cose qui. Quando c'è il questa roba. Che meraviglia. Ok, quindi Alien, The Thing e poi Terzo terzo. posto, Madonna, terzo posto è una lotta durissima. Lo so, è duro, è duro. Allora, il terzo posto però me lo lascio vuoto, eh? Va Poi bene, va ci bene. pensiamo. Fabio, fantascienza. Allora, è dura, eh? È durissima, ve lo dico perché anche per me è veramente, veramente tanto dura. Però, anche perché come nel tuo caso, i film di fantascienza per me sono dei film che hanno come minimo delle contaminazioni di altro genere, quindi non sono, diciamo, di fantascienza pura. Però per me. Allora, sicuramente Robocop, un altro film che per me è un capolavoro assoluto della fantascienza, ma ecco, qui forse mi sento più in difficoltà nel classificarlo come fantascienza e basta, è Videodrome di Cronenberg. Che cazzo. Per me ad oggi Videodrome Bomba È un film totale. quasi Fantascienza? imbattibile. È Boh, è fantascienza. fantascienza sociale, capito? È fantascienza sociale. Televisioni che diventa carne che esce dallo schermo. Cioè, è difficile classificarlo. Però per me ha dei tratti da fantascienza, Allora, capito? c'è da dire intanto Certo che è che. Videodrome è senz'altro il più bel film di Cronenberg. Sì, È tanta sono roba, è d'accordo. bellissimo, è veramente la botta infinita. Poi probabilmente ti direi La Cosa, perché La Cosa è troppo bello, anche se una menzione speciale per me ce l'ha anche Terminator, devo essere sincero. Cazzarola, beh, c'è. Terminator un po' mi titilla. Un po', capito? Cioè, come si fa? Guardalo qua, guardalo, guardalo, dai, come si fa? Come fa? Cioè, Terminator è una bomba, in quel periodo, veramente. ragazzi, in quel periodo Arnold era a tutto fuoco. Lì. Predator, Predator, Sì. Ma ragazzi, poi se cioè, ne parla anche di Predator. quello, eh. Dai, come si fa, capito? Guarda. Arnold era Negli veramente 80 on Arnold era fire. Dio sulla terra, veramente Sì, proprio. di brutto, di brutto. E non ne cannava uno, eh.
Vero. Cioè Arnold beccato, che si poi, può ci, dire, poi ci spostiamo sul fantasy. Si può dire che Lub sia in realtà non sì, un mischione di genere, ma missioni di Arnold Schwarzenegger nei vari film. Abbastanza, sì, abbastanza. Se ci pensi, abbastanza. Se ci pensi, effettivamente, sì, sì. Cioè, Arnold Schwarzenegger in tutte le salse. Beh. Terminator 1 e 2, ragazzi, boh, Cameron. Terminator, ragazzi, ha delle scene, anche qui, anche Terminator ha delle scene che sono diventate talmente mainstream da aver fatto il giro ed essere state citate in altre opere, di tutto e di più. La scena del pollice di lui che scende, quella è nel 2 mi pare, no? Il 2, sì. Però il 2 di che anni è? 92. Infatti mi ricordavo che non era proprio anni 80. Però sì, diciamo, dai, sulla scia, sul finire di quel periodo. Oltretutto, non per dire, 92 esce Terminator 2, che ha come colonna sonora i Guns N' Roses di Terminator 2. Quindi quello era proprio il pezzo, cioè 92. Sì, sì. Cioè uscivo veramente in mondo di tutto. Traghetto, no? Dai, quello è stato un periodo, è come dire il 79, no? Di Alien. Gli anni 80, raga, non è che va a livello artistico, non è che va dall'80 all'89, è chiaro che c'ha uno strascico, no? Certo, Terminator 2 c'ha delle cose che secondo me sono già avanti, sì, tipo sì, il T-1000 che fa quella scena fantastica del T-1000 che allunga il dito e diventa una lama e passa attraverso il cartone. E nella testa della madre, mi pare, o del padre, non no, mi ricordo. È la madre, quella... è la madre. Sì, scusa, bravo. Quella scena, secondo me, già a livello di immaginario, col corpo che si allunga, è un metallo, cioè è già più anni 90 che più anni 80. La madre, che è l'attrice che fa Vasquez in Aliens. No, ma lì, ragazzi, lì c'è un riciccio di attori spaventoso. Sì, sì. Spaventoso. Sì, sì, completamente, totalmente. C'è da dire, ragazzi, Terminator, allora, Aliens, Alien, scusami, Terminator hanno in comune una cosa, che c'è della roba prima mai vista, so, te ancora la vedevi e dicevi cazzo, cioè l'alieno esce sono dirompenti dallo sterno del tizio, ma che cazzo è? Cioè, secondo me queste sono le cose che poi rendono questi film immortali, cioè il fatto che è dirompente, sì sì, col passato, è dirompente col passato. Cioè improvvisamente te vedi della gente che mangia tranquilla e a uno gli esce un alieno dallo sterno. Cioè l'alieno viene da te, capito? Cioè il concetto che in realtà ti feconda e esce dal tuo corpo. Perché prima l'alieno viene sempre dall'esterno, no? Cioè viene da un altro pianeta, sì, un'astronave... E è un nemico esterno. E Terminator, cioè, lo ragazzi, dici già la parola, capito? Alieno. Terminator arriva uno a fare che sembra un uomo, ma è una macchina. Che cazzo è? Dai, fighissimo. Stupendissimo, proprio. Cioè, assolutamente meraviglioso, completamente. E quindi, tutta la loro estetica è magnifica, cosa, capito? La cosa, sì, la cosa, allora, Robocop, Videodrome, e la cosa, però la cosa io l'ho scoperta molto tardi rispetto a quel periodo, e quindi ci metto come menzione speciale Terminator, perché Terminator per me ha un posto veramente nel cuore, nel secondo mio cuore della fantascienza. Il genio è Cameron rispetto ad altri. Che Cameron ti crea le frasi che rimangono sì, nella storia. Perché? Dai. I'll be back. Dai, come si fa? In Alien, in Aliens, cioè lì c'è, sì, escono dalle fottute pareti. Game over. Cioè, sono delle cose che sono state veramente... Perché è un capolavoro? Perché quella frase ha fatto... è uscita fuori da quel medium ed è andata da tutt'altra parte. Cioè oggi escono dalle fottute paleti, I'll be back, sono tutte frasi che tu senti in altri contesti. Sì, sì, totalmente. Totalmente. Ragazzi. Sì, secondo me c'è qualcuno le dice senza nemmeno sapere da dove vengono. Ma sicuro, ma certo, ma certamente.
Ma certamente, Vabbè, un esempio, tutto anche detto, lo se stesso discorso della spada dei Fantozzi. Secondo me parlando c'è gente che non ha la minima idea che quella scena viene dal film Excalibur, un altro capito? esempio, parlando di Ridley Scott, cioè ho visto cose e voi umani. No, Cazzo, ragazzi, mamma questo la usa mia, chiunque, veramente. mamma mia, mamma mia, ho visto cose che voi umani. Cioè è una frase ormai, boh, nel lessico Sì, comune. chiunque la dice chiunque. Quindi secondo me quando un prodotto, un film, ha queste frasi che entrano nel linguaggio comune, vuol dire che c'è sta Ah, svoltata, aspetta, secondo me. ce n'è un'altra che fa parte di un film, è nel titolo, e per farvi capire quanto questi concetti diventano trasversali. Allora, film anni 80, è un capolavoro? No, è una monnezza, ma è una monnezza a cui io purtroppo sono affezionato, e che è Highlander. Ah, vabbè, certamente. Raga, Chiaro, Highlander, chiaro, chiaro, non chiaro. si può, Highlander No, non no. si può dire. Allora, Poi Highlander è non una si può dire. monnezza. Non è che è una Dai, monnezza. Il lei, ti 2 è una prego, ti sì. monnezza. No, no, ma allora il 2 è l'umido quando non l'hai ritirato dopo una settimana. Ma anche Sì. l'uno ha dei buchi di trama Vabbè, grossi povero. Ma il così, 1 è bello quando la gente si così. spende a spadate, infatti. Oh, però vi faccio notare una cosa stupenda. Che, a parte che mi piacevano le canzoni dei Queen, poi tutta una sorta di travaglio strano perché non doveva esserci Christopher Lambert, che all'epoca non sapeva neanche parlare inglese Certo, bene, certo. eh? Tutta una serie di cose assurde. Ma te oggi, per dire che uno è immortale, Ah, certo. dici, Sì. Precisamente. che cazzo sei, Highlander? Highlander si chiama così non perché Highlander vuol dire immortale, ma perché è il nome di un tizio che era la razza agli immortali, ma lui è l'Highlander perché era uno scozzese delle Highlands, Sì, capito? ormai Cioè non Highlander è che Highlander vuol dire vuol... immortale, Cioè veramente. Highlander per le persone, veramente per una persona qualunque, se tu lo dici a mio padre... Che non l'ha visto, se gli dici Highlander, lui dice: Ah, sì, che sei immortale. È così. Cioè, quindi questa roba ha veramente è penetrata, capisci? Ha fatto proprio tutto un viaggio suo. Vedo in chat che anche lì si sperticano con varie parti di film. Leggi, lei, C'è Quamon dici, Dight, dice: leggi. siamo sull'ascensore per l'inferno in discesa. Grande parte di Aliens, Mamma e mia. quindi o ti hanno mai scambiato per un uomo? No, e tu? Grandissima frase. La chat è colta, mi piace, è sul pezzo, mi sta sul pezzo, mi sta sul La pezzo. chat è molto colta, devo dire. Mi sta Quindi sul pezzo. attenzione, perché Mattia Matteucci dice: ma Videodrome più bello della Sì. Mosca? Secondo me sì. Allora, Secondo me sì. secondo me pure, Anche perché. nonostante io sia uno strafan della Mosca, ve lo avrei citato, e ci abbia fatto un'intera espansione di Lube, perché lo reputo un capolavoro, quindi è Tornando un sul film discorso. iniziale. Lube, cosa c'è dentro? C'è la La mosca dentro, Mosca, ovviamente. c'è proprio la Mosca. Però Videodrome per me, cioè non lo so, per me video, a me Videodrome mi entra più, mi fa più, mi dà l'idea che uno mi metta la mano dentro e mi rapana nelle budella, capito, Sembra Videodrome? come se tu C'è ti mettessi una mano dentro e ti la scena finale. tirassi fuori una pistola che poi diventa parte della tua mano. Che bella, eh? Preciso, precisamente, dai. Sì, No, per me è sì, per me poi ragazzi, si tratta come di scegliere tra la mamma e il papà, perché la Mosca è stato uno dei primi film che mi hanno fatto cagare sotto, cioè la mosca quando fa te cagare vedi sotto. sto Sì. sì. No, veramente Sì. notevole. Quindi boh, capisco la difficoltà di Comunque, veramente, decidere. Videodrome, io rimango sconvolto quando sento dire da una persona a caso, per esempio Villanora, che i suoi amici l'hanno ritenuta una minchiata. Per me, ecco, non lo so, come di, cioè, Caravaggio che è sta merda scura, capito? Cioè, non lo so, Allora, come dire, cosa. quello nei test di ingresso dell'amicizia c'è scritto: Un vi dai un conto. voto da 1 a 10 a Videodrome. E ci Famosi sono solo test le di ingresso caselle, all'amicizia e ci andrebbero sono fatti lo 3, stesso, un conto. capito? E Sì, ci sono tre totalmente. caselle: 10, 9,
qualunque voto inferiore al 9. Ora, se uno barra la casella qualunque voto inferiore al 9, ha perso il test, capito? Sì, Quella è una domanda ragazzi. che elimina dalla selezione, dalla No, vedi com'è preselezione. meraviglioso, ragazzi. Cioè, boh, non so, cioè, non capisco come possa essere visto come una minchiata. È una cosa proprio che mi piacerebbe capire proprio, cioè, in che modo una persona possa pensare così di merda, veramente. Però Ma è un secondo me non mistero. ti piacerebbe davvero. No, forse non lo voglio sapere, no, no, effettivamente è vero, non lo no, no. voglio sapere. Passiamo invece, abbiamo parlato, a parte un'altra cosa, Vabbè, Blade no. Runner, personalmente io Allora, ho un io però ho problema un con questo film, problema su. ho un Allora problema, vedi, allora eccolo, lui è là e tac, qua ti volevo. infatti, cioè Blade È lo stesso Runner, mio. Blade Runner, quello è uscito negli anni 80, o la Director's Cut di Ridley Scott, perché Wilson, Che cambia tutto. che rende il film un altro film, e secondo me rende il film Totalmente. il capolavoro che ha sempre, doveva essere. Cioè, invece con quel finalino di loro che vanno via con la macchinina, perché c'è, cioè, boh. Allora, secondo me non esiste altro film che non la Director's Parliamoci, no, anche perché la Director's Cut. Cut fa tornare Parliamoci tutto il senso chiaramente. dell'unicorno, cioè torna, si Parliamoci ricambia tutto, chiaramente. eh. Non ha senso, non ha senso non considerarlo il vero Blade Runner. Anche secondo Che me. poi Blade Runner a me fa un effetto stranissimo. È, credo, l'unico film tratto da un racconto di Dick che quasi preferisco al racconto. Cioè, io Intendi anche gli sì. androidi sognano pecore elettriche, nel senso che Dick per me, per il mio gusto personale, è il mio autore di fantascienza preferito in assoluto. E le mie opere preferite di Dick sono quelle dell'ultimo periodo, che sono quelle in cui non parla quasi più di fantascienza, ma di fantascienza sociale, appunto, tipo Scanner Darkly, no? Che è un Cazzo, capolavoro. Scanner Dark è bellissimo. Il racconto, gli androidi sognano pecore elettriche, non voglio dire poca cosa rispetto al film, perché è chiaro, è tratto da lì. Però non so come dirti, il film c'ha tutta una estetica Secondo con me, questi palazzi delle multinazionali sì. aztechi, capito? Cioè, non lo so, è veramente un capolavoro, anche quello è veramente un capolavoro, eh. Comunque, ragazzi, nell'82 è uscito tutto e secondo me l'82 è Sì, è vero. stato. Ci sono dei grandi film, sono stati messi in ombra da quel cazzo di E.T. di Spielberg. Ragazzi, non so come dire, che Che per esempio a me fa cacare, devo E.T. per essere me è una sincero. merda, ragazzi. Però non so più se è Però una merda perché lo vedo in mezzo a tutto quest'oro, c'è cioè questa specie di monolite di film. Che secondo me è proprio un film, quello ha di vantaggio, insieme a Ghostbuster, che invece è molto meglio, sono proprio film degli anni 80, proprio quelli. Proprio, cioè, la bontà, i sì, mostri esatto. sono anche buoni, Sì, la la comedy, proprio la comedy comedy, spinta, capito? sì, Sì. proprio film anni 80. Ma te quando l'hai visto e ti è piaciuto? Perché a me ha fatto cacare anche quando l'ho visto la prima Non me lo volta, devo ricordo, essere però che sincero. non è un film che io ho detto, oh cazzo, c'è cioè, E.T., che bello E.T. A differenza di Giulia, è adorato E.T. da piccina. Però Vedi? Oh, attenzione, questa è una grossa questa è la grossa differenza, vedi? differenza, Tra ti me sono e Giulia. onesto, E.T. è piaciuto tantissimo. Però nell'82, ragazzi, è uscito, a parte la cosa è stato distrutto perché, ma c'è Conan il Barbaro, cazzo, ma quanti film vedo? Vabbè, vabbè, Conan il ragazzi. Barbaro, ragazzi, ci sono dei punti e secondo me, cioè la preghiera di Conan a Crom prima della battaglia dei turni. Ma all'inizio del film, quando c'è tutta quella storia sui giganti, e c'è il padre che gli dice: non ti puoi fidare dell'uomo, non ti puoi fidare Né di della donna, uomo né di devi donna, solo fidare di questo ti puoi dell'acciaio. fidare. Cioè, ragazzi, con sotto, e poi parte Cazzo. pam 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 pam. Cioè, mi vengono i brividi anche Ragazzi, lì ora, c'era anche capito? Che Polidoris, dai. grandissimo, cioè stupendo. Altra citazione di Lube. Nel periodo che, cioè la parte iniziale di Sì, Conan è sì, sì. praticamente la parte Proprio la iniziale di parte Lube. iniziale, sì. Cioè, E.T.
E secondo me Conan è un film epicissimo, cioè dell'epoca proprio quella scritta classica, cioè Eneide, Sì, Odissea, Iliade, insomma. dove i personaggi sono anche fighi dentrocchia, detta proprio Sì, sono papale, personaggi da epica, non perché sono personaggi. Ulisse è un figlio di mignotta. Achille, per non andare in battaglia, la madre, che era una ninfa, lo traveste da donna. Cioè, succedono delle cose che voi nei film hollywoodiani non vedete, capito? Ma nell'epica c'era anche questa roba qui. Quindi c'erano tutti questi artifici, capito, strani. C'è Ulisse che fa finta di seminare il sale per far finta che era pazzo, così non lo mandavano in guerra. C'è tutta una serie di cose che non si conoscono, ma che se si conoscessero darebbero una dimensione diversa al concetto di epica, capito? Che se no, se l'unica cosa epica sembra il Signore degli Anelli, ma raga, no. No, anche no. Anche no, davvero. E quindi Conan, raga, è una spremuta di Howard proprio così il film. Sì, perché poi c'è Howard, ma Milius ci ha messo tantissimo Nietzsche, cioè c'è Sì, tanta sì. filosofia nihilista, c'è il concetto di superuomo, Superomista, sì, c'è infatti. tanta roba e non c'entra un cazzo con Howard, tipo il Valhalla, che non è una cosa, c'è intitolato un Sì, Crom, ma più una specie di è Odino dei momenti. vero. Però la Eh beh, preghiera di sì. Crom è il momento più bello, secondo me, l'apice del film, assolutamente. Quindi, ragazzi, Eh sì, Conan, prendi Conan, Terminator, Conan il barbaro. prendi tutti i film di Sì, Schwarzenegger degli anni 80, fai da Predator, ragazzi, Predator. Predator. A proposito di Predator, ragazzi. Allora, ragazzi, questo ce lo dovete avere e dovete vederlo una volta al giorno, perché Questo fa parte dei fondamentali, questo è sia il fondamentale, ragazzi. sussidiario. Cioè, Sì. questo film ha una delle caratteristiche, secondo me, che hanno alcuni film che a me piacciono un botto, che è film di guerra. Cioè, io l'ho visto al cinema quando ero Sì, piccolo, avevo no, 12 ma anni. Ti è proprio un film di guerra. dice: oh, che bello, c'è un film di Non guerra è. con Schwarzenegger, e vai a vedere questo film di guerra, sei bambino, o i tuoi amici vai a vedere questo film di guerra. E ti vedi, la prima metà del film è un film di guerra anni 80, Sì, loro, come cioè, quello che faceva loro devono Schwarzenegger. andare a salvare una specie di diplomatico che è caduto con l'elicottero, che è stato dirottato. Non mi ricordo di preciso com'è, Giusto, c'è però questo. Sì, sì, sì. è un'operazione militare in Militare. realtà, E ti guardi questo Predator. mega film che sembra Commando. Quindi Esatto, anni 80, bravo, detto, cazzo, bravo. vabbè, guardo Commando, c'è tutti Sempre questi. di Arnold. Sempre, no, capito, cioè prima aveva fatto un mando, ho detto aspetti questo, e ne vedi a metà film c'è sta un alieno nella foresta, ma che cazzo, cioè non te lo aspetti minimamente che ci sia sta cosa, Che è venuto a dare la caccia agli esseri cioè umani, è cioè, capito? fighissimo, che è Dai, anche il lo stesso Predator. effetto che fa quando andai al cinema a vedere Dal tramonto all'alba. Che all'inizio è un film Preciso. con questi delinquenti che rapiscono la famiglia, devono sfuggire. Te fai, ah beh, un film, vedi, cioè, con George Clooney fa i delinquenti. Poi all'improvviso il delirio quando arriva Cioè, Satanico la Pandemonium. fine tra il primo e il secondo tempo, e poi nel cinema Sì. c'è anche l'intervallo. Cioè, te se lì ci sono vampiri, intervallo e arriva l'omino con il cioccolato, le patatine, Dai, capito? è troppo Cazzo, sto bello. guardando. Che Che c'è sta meraviglia. roba? Dai, Con Sex bellissimo. Machine che aveva la Sex pistola sul Machine, palco. Sex Machine. Come si fanno i tizi che mettono l'acqua santa nel liquidator? Dai, cioè era troppo. Sex Era, Machine cioè, sono che è delle fatto da Tom Savini, che è il capo degli effetti speciali di un sacco di cose. roba, quindi Preciso, sì, cioè, preciso, meraviglioso. Allora, vuole sapere cos'è la cosa, secondo me, per la quale Quentin Tarantino deve essere rispettato vita natural durante? Senti, Rodriguez, io ti faccio la sceneggiatura di questo film, ma te mi devi fare una parte. Va bene, che parte vuoi fare? Quella del fratello del tizio, del protagonista? Ah, va bene. Intanto Quentin Tarantino fa: allora, c'è una scena dove c'è questa attrice Salmayek c'è che mi infila un Salmayek piede che in mi mette bocca. un piede in bocca e mi fa, cioè, Che è un genio, genio, ragazzi. è un genio, infatti.
Cioè, vabbè, lui non ragazzi, ha chiesto nessun quella, tipo di compenso in quel film. Ma quella scena lì, quella scena lì è Onan il Barbaro, è Onan il Barbaro, no Conan il Barbaro, cioè, l'idea, ragazzi. L'idea geniale di Quentin Tarantino è cazzo me ne frega dei soldi, faccio fare sta scena, cioè, genio, ragazzi. E poi Salma Hayek, ripeto, scusate. No, che geniale, merda. Assolutamente meraviglioso. Eh sì. Nonché quella scena fantastica di quando gli rinfilano il coltello nella mano dove lui aveva già un buco perché non mi ricordo se gli avevano sparato, okay? E lui fa: ah, questa cazzo di mano è tutto un buco. C'è una frase del genere, dai. Cioè, sono quelle genialate. Cioè, lui va in gioco con il nastro adesivo sulla mano, capito? Oddio. Mamma mia. No, lì, allora, dal tramonto all'alba ha tutta una serie di scene che sono epocali. Tipo viaggio nel pullman con lui che immagina le cose, certo, perché il personaggio di Tarantino... E lui si immagina la ragazzina che gli dice: Ricci, mi lecchi la passera. No, geniale. E lui fa, e lui si gira come hai detto, detto, e il fratello gli fa: Ricci, e lui si gira e gli fa: te lo dico dopo. quello è stupendo. Dai, cioè, è un capolavoro. Che frase, vabbè, meravigliosa di un'intervista del periodo a Quentin Tarantino su Pulp Fiction. L'intervistatore gli fa: ho visto che hai in questo film Pulp Fiction hai anche una parte, chissà come hai fatto a farti dare una parte dal regista. E lui: beh, è semplice, gli ho fatto una sega. Cioè, geniale veramente. Genio. Ah, Pulp Fiction soffro da morire perché non lo posso mettere in questa lista di stasera, perché anni 90, purtroppo. Se avessimo fatto una live su qual è il tuo film in assoluto preferito, io purtroppo avrei dovuto rispondere Pulp Fiction. Dico purtroppo perché ormai fa ridere, capito? Cioè, per me Pulp Fiction è proprio la vita. Cioè, i dialoghi di Pulp Fiction sono la vita, e me ne sono reso conto in alcuni momenti della mia vita quando mi è venuto di dire frasi tratte dai dialoghi di Pulp Fiction. Lì ho realizzato la grandezza della sceneggiatura. Però non ne parliamo perché sennò divaghiamo, c'è, andiamo negli anni 90. Che anche qui il Lub, sebbene sia del 90, c'è un personaggio di Pulp Fiction. Sì, è vero. Però il personaggio, sì, allora, c'è, in realtà è citato una cosa di Pulp Fiction perché c'è una spada, però il personaggio che sta in Lub è preso dai duri di Bruce Willis, che invece fanno riferimento al suo periodo cinematografico anni 80. Infatti Die Hard, anche conosciuto come Trappola di Cristallo, è un film anni 80, quindi totalmente, rientra in questo schema. Yippia, io pezzo di merda. Dai, ragazzi, ora ho un fucile mitragliatore. Vi dico solo che nella prima edizione di Vampiri, quindi parliamo di del 92, credo, 90, DAS, sì, il disegno del Malkavian era un tizio con i capelli tutti sparati messo sotto sopra, che aveva una camicia a scacchi e una maglietta con scritto un fucile mitragliatore figlio Now di puttana, I have a machine gun. Dai, ragazzi. Sì. Cioè, lì capisci proprio, come sempre capisci il genio, perché... Ma la cazzata di quando lui si mette prova a mettersi le scarpe, perché per tutto il film, un'idea semplice come: te sei scalzo e devi fare un'azione tattica scalzo perché non c'hai le scarpe dietro, e a un certo punto lui si mette le scarpe del terrorista e fa: ma di tutti i terroristi che doveva ammazzare, proprio uno con i piedi piccoli perché non gli entra la scarpa, cioè, dai. È una scemenza, ma ti dà proprio la dimensione del film, di lui che sta lì e lotta con i denti. Poi c'è un cattivo che... C'è lo sceriffo di Nottingham in quel film. Certo, che fa
che vola dalla torre Sì. a Natale, proprio film di Natale perfetto, con Esatto, Disaccamo in no. mezzo. Quello è un film di Natale Quello è un film di perfetto. Quello è Natale, davvero il sì, film di Natale concordo perfetto. completamente. Sì. Qui c'è una serie di Ragazzi, sì. film anni 80 che vanno citati. È una Vai, trilogia. vai. Oh. Allora, è bene che li abbia citati tu, perché allora poi io citerò un'altra trilogia horror, quindi questo, ragazzi, è tanta roba. L'Armata delle Tenebre pure anni 80? Guarda, aspetta, aspetta, mi sa che hai ragione te, che questo ha sforato. Infatti è del 92 questa. Questa è già Però sforata, è lì. hai ragione. Però vabbè, però il finale della Casa 2 è praticamente l'armata, l'inizio dell'Armata delle Tenebre. Ragazzi, la Sì, comunque, casa va vista tanta roba. assolutamente. Sì, la casa è un'altra di quelle cose lubissime, proprio Sì, con c'è del cioè, lub tizio si mette la totale. motosega a portare la Motoseghe e mano. fucili a pompa, ragazzi. C'è motoseghe e fucili a pompa, Ragazzi, c'è e tanta c'è un roba. gran guignolesco che fa da sfondo a tutto. Quindi. E tra l'altro la casa a me fa un effetto strano, cioè è uno di quei film in cui vedi il male che deforma proprio fisicamente i lineamenti, che è una roba che oggi, se ci pensi oggi, ti fa anche un po' ridere, no? Tant'è che appunto nella serie Ash vs. The Evil Dead è diventato comico questo aspetto. Però te i Deadite, quando li vedevi nella casa, ti cagavi addosso quando vedevi queste facce deformate, capito? Dai, come si fa? Troppo bella la casa. Ma dei tre, qual è quello che preferisci? Questa è una lotta tremenda e ora ti dirò che per tanto tempo avrei Secondo detto La casa, il primo, me. Ok. ma in realtà è La casa 2. Anche secondo me, La casa io 2. ti dico, per me il 2 non si batte. Due è imbattibile, Cioè ragazzi. la scena in cui lui realizza che è lui l'eroe descritto nel libro, secondo me quello è proprio un flash, quando fai boom, che ti vedi, poi vedi sta specie di arpia che arriva e lui gli spara con fucile a pompa, dai ragazzi. Cioè. Quella è una scena veramente Sì, lub, eh? Cioè che ti spari il fucile al pompa all'arpia che si avvicina, cioè è lub. è lub completamente. Solo che vedi, la casa 2 è stata recepita. Probabilmente è uscito lub, è uscito nel periodo sbagliato. Potrebbe essere uscendo Potrebbe il periodo essere un sbagliato. fatto di tempismo. Non Tra so. 54 anni, quando saremo ormai morti e sepolti, un critico dirà: guardate quest'opera somma, Era com'era genio, bella, genio. e noi ce ne Noi fotteremo, dalla cioè tomba saremo così, capito? polvere per i ceci saremo. Ok, la casa 2, sì, l'avevo segnata anch'io tra le... sì. Allora, però, se dobbiamo parlare di trilogie, io purtroppo, per me non esiste altra trilogia horror anni 80, nonostante ci sia roba tipo Nightmare, tutti i filoni, franchise, cose stupende, per me, mi spiace, l'horror anni 80 è Lucio Fulci. Vabbè, Non Fabio, esiste altro vuoi horror. proprio tirar Lo so, fuori. sì, per me, ma perché io davvero, a me davvero hanno fatto una Allora, paura fulminante, su questo tu sei uguale a mi Giulia. spiace, a me hanno fatto Giulia, paura. se gli dici Fulci, lei per lei è il top Lo so, dell'orrore e si anche terrorizza secondo me. tantissimo proprio. A me fa bruttissimo. A me fa veramente bruttissimo. Quelle robe, poi c'ha quelle robe che, tipo quando la tempesta di vermi che ti entra dalla finestra, cioè c'ha delle idee che a me, boh, cioè ti giuro, a me fanno ancora oggi, se ci penso, mi fanno brutto. Mi fanno brutto. E poi c'aveva una componente onirica, perché non era solo splatter, È capito? quello, C'aveva è tutta quello. questa Per me componente onirica la con lo parte onirica è la splatter. peggio in assoluto proprio, cioè peggio nel senso che è quella che a Sì, me mi tocca di di più di tutti, terrore. sì. Lo so, lo so, lo so.
Allora, Quindi, quindi vabbè, io di paura Fulci, nella città dei guarda, morti viventi. 5 film ti dico, ma l'hai detto, Vai. Vabbè, Paura nella città la dei morti viventi, trilogia. paura, cioè, la trilogia della morte, cioè, Esatto. paura nella città dei morti Che, viventi. e tu vivrai nel terrore è il mio preferito, Allora ragazzi, secondo della me trilogia. l'Aldilà è il capolavoro di Fulci. Ragazzi. L'Aldilà è tu vivrai nel terrore, per me è il capolavoro, cioè, Sì, è compresa la scena veramente... finale La che è scena finale è veramente genio, allora, stavo puro. agghiacciante, sì. Il genio lo stavo puro. E, E poi quella villa accanto al cimitero, bellissimo. che però dei tre è quello che mi piace meno, Allora, secondo me, 1, nonostante. 2 e 3, per me è l'Aldilà, Paura nella città dei morti Sì, viventi e poi quella villa accanto al cimitero. pure Ripeto, quella villa accanto al cimitero è un film bellissimo e fa cacare addosso di per me. Ah, brutto. sì, Però Madonna, ragazzi, ragazzi, Madonna. l'Aldilà è proprio un capolavoro vero. Sì. Poi ho scoperto che il marketing esisteva già all'epoca ed era già prepotente già all'epoca perché Paura nella città dei morti viventi, il titolo originale era La paura. Poi Ah, è non lo stato sapevo, chiamato vero? così perché c'è, sì, è stato chiamato così perché c'era il successo del film sugli zombie precedente. E quindi hanno detto no, no, mettiamoci assolutamente il richiamo ai morti viventi perché che per buona parte del film non compaiono, Cioè in Paura nella città dei morti viventi, cioè, se me lo ricordo bene, gli zombie compaiono abbondantemente, non subito, Ti insomma, sbagli con c'è tutta quella l'aldilà, parte. che i zombie arrivano solo alla Ah, fine. ok, Messi no, no, perché però c'è. i Vero, vero. produttori volevano i zombie e secondo me ci stanno benissimo, vanno benissimo, cioè l'aldilà va Sì, ma per benissimo. carità, infatti, infatti. Nessun problema. Comunque, vabbè, ragazzi, cioè parliamo di oro colato C'è da dire assoluto. una cosa dell'aldilà, Vai. sempre per far il libro maledetto che è il libro di Avon. È quello inventato nei racconti di Carl Ashton Smith. Quindi è il Sì. Necronomicon, tra per capirsi, però della Di Smith, saga di Smith sì. e poi anche Lovecraft come sempre ha utilizzato, eccetera. Però c'è proprio, c'è anche lì, c'è questo aspetto, allora, secondo me è il film più Lovecraftiano mai fatto e il bello è che Sì. non è un rifacciamo, cioè non è un racconto di No, no, Lovecraft. no, per niente. No, no, per niente. Sì. E per certi versi è anche molto più esplicito e dichiarato di Lovecraft che è tutto appunto non detto, non descritto, capito? Cioè qui è proprio l'orrore ti viene sbattuto in faccia prepotentemente. Quindi per me, vabbè, Allora, questi sono in questi sono i tre assoluto. migliori, ma io te ne dico altri due di Fulci, Vai. che sono Zombie 2. Ok, vabbè. Vabbè. È inquietante quest'isola dove loro Che vanno, cioè c'è tutta una serie di cose, poi vabbè, la scena del pezzo di legno entra nell'occhio, so, quella è tanta roba, cazzo. sì. E poi c'è un È film. che io quando mi parli di orrore su un'isola negli anni Ottanta, per me c'è solo. Cioè di cose selvagge e orrorifiche negli anni Ottanta, per me c'è solo Cannibal Holocaust, mi dispiace. Madonna, Cannibal Holocaust. Cioè, capito, non si può, quello. Cioè, tutte le Dai. scene. Quella è veramente imbattibile, Quello ragazzi. È tutto effettivamente è imbattibile. proprio una lotta dura, eh. Cioè, sono Capisci? proprio lotte tra filmoni, tra roba fatta veramente Titani, a scontro modo. tra Sì. titani. Quello è veramente figo a bestia. E ora ti dico un altro film Vai, di e là. Fulci, che è, Vai. credo, l'unico film dell'orrore, cioè orrore giallo, Sì. che si svolge a Siena. Ma dai. Che è Ma è del periodo. sette note in nero. Ah, ok, sì, il nome credo di non averlo visto, però Fabio, non me vai lo ricordo, lo devo domani vedere. prendi e ti piacerà di sicuro. Ah, sicuro, Ti piacerà sicuro. di sicuro, guarda, cioè proprio mi è piaciuto un botto, veramente non l'ho visto. Però un film giallo della serie stile Sì, Dario sì, sì, sì. Argento, stile questa cosa qua. Certo.
e io non so perché non Beh, sia famoso. Fulci comunque, in realtà Fulci comunque veniva dal giallo, cioè negli anni Sì, 70 fa tutti quei polizieschi, thriller, secondo quindi. me non so perché quel film non sia famoso come altri film di Dario Argento, perché è veramente bella, mi è piaciuta da morire proprio. Ragazzi. Infatti non è degli anni 80, sbagliato, perché c'è invece di Umberto Lenzi, secondo me è il suo miglior film in assoluto, che rientra con Thomas Milian nei poliziotteschi, è Milano odia, la polizia non può sparare. Ah, ma questo sì, questo me l'avevi già detto, Questa sì, è come veramente una fucilata, cioè c'è proprio di delinquenza senza censure, proprio di una cattiveria veramente no. notevole, la Ragazzi, cosa più bella che ha fatto Lenzi in assoluto. tanta roba. Mattia Matteucci dice: più Fulci di Argento? Allora ragazzi, dipende. Il periodo d'oro di Argento non è degli anni 80, eh. Per Ma me per non è niente, negli anni 80, bon. Cioè Fulci, non Fulci ha dato il meglio di sé negli assolutamente anni 80, Argento no, Argento ha dato il meglio di sé negli anni 70, secondo no. me, Eh sì. veramente, non voglio No, no, ma dire. sono totalmente d'accordo. Il Poi se picco. parliamo in assoluto, quindi se il commento era riferito meglio Dario Argento o meglio Fulci, è come se mi dite meglio la gricia o meglio la carbonara, Allora, e sono buoni guarda, tutti e allora due. io in questo momento, ora, col dolore nel cuore, perché secondo me Dario Argento ha fatto Sì, due forse meglio capolavori, Fulci, però forse hai ora, ragione. oggi, ora, in questo momento ti do meglio Fulci. Ti Però do. è difficile, un giudizio del genere è Sì, veramente ma è anche un po' difficile. cialtronesco, effettivamente, di così, però, cioè, se oggi mi dicessero ti fa più paura Ecco, bravo. rivedere Ecco, il film di Fulci. questo. O i due di Dario Argento, mi farebbe più paura rivedere quelli di Fulci. C'è Sì, questo sì. da dire che Dario Argento, ragazzi, Profondo Però ha Rosso e fatto. Suspiria. Però, cioè, però ha fatto due capolavori, capito? Però se tu dovessi dire Non solo per la paura, paura proprio a vederli, sono d'accordo, sono mi perfettamente colpirebbe di più, quelli di d'accordo. Fulci mi colpirebbero di più. Sono perfettamente d'accordo. Un po', secondo me, nel nostro giudizio pesa il fatto che c'è stato un po' uno sputtanamento registico nel tempo, mentre in Fulci no, e Fucci, quindi. su quelle cose quando l'artista muore, che a quel punto non può Esatto, che peggiorare, dici? queste male lì. Sì, su quelle cose Sì. tipo Kurt Cobain, magari se fosse Amy vissuto oggi Winehouse, sarebbe considerato un capito? cialtrone di merda, capito? Grandissime voci. Sì, ma è vero, è vero. Grandissimi artisti che dici, vabbè, sono stati cristallizzati nel tempo. Preciso, anche Però Amy sì, Winehouse, però. capito, muore all'apice. Non diventerà mai, non farà mai delle canzoni di merda perché non ti si incula più nessuno. Esatto. Esattamente. Solito discorso. Se King Ragazzi. fosse morto dopo aver fatto Cujo, Shining, oggi Miseri non direbbero, deve ragazzi, morire. chissà se fosse vissuto cosa non avrebbe fatto. No, avrebbe fatto La Insomniac e l'avrebbe fatto lui. acchiappasogni, La acchiappasogni. però a discolpa di King va detto che continua a fare dei bei lavori, cioè non dei capolavori, capolavori no. Però ecco, allora visto che mi hai citato King, bisogna citare Shining. Forza, per forza. Shining Film, che quindi rientra a pieno titolo nei film anni 80, perché è di quel periodo, è un capolavoro rispetto a un libro che personalmente, benché bello, benché sicuramente no, non arriva alla grandezza del film, secondo me. Cioè Concordo. il film ha una grandezza Concordo. Il film è diversa veramente rispetto una al libro. bomba assassina, proprio bellissimo. Ragazzi, c'è un Jack Nicholson fuori misura lì, eh. Più Tutto, ma bello. Sì, vabbè, poi c'è Kubrick, l'ambientazione grazie al è cazzo, cioè, inarrivabile. ok. Esatto. Quelle scene con il triciclo, che anche lì hanno inventato, cioè quella presa dal basso che segue il triciclo, anche quella è un'inquadratura che è stata inventata, cioè è stata proprio presa come riferimento da Shining, per cui.
Dai. Con quel suono delle ruote che si interrompe quando il triciclo va sulla moquette, no? E quindi senti. Dai, è bellissimo. Che ho È letto che proprio. Ridley Scott ricevette la telefonata di Kubrick quando uscì Aliens. Kubrick gli disse, se, sono al telefono, gli disse, pronto, sono Kubrick. E Ridley Scott disse, ma vattene a fare in culo, pensando fosse uno scherzo, gli riattaccò in faccia. Che E lui, meraviglia, che drin, drin, no, meraviglia. sono Kubrick davvero, ho visto Alien, è bellissimo, c'è un capolavoro di film. Ah, che dai, stupendo, capito? È proprio bello. Infatti poi c'è il passaggio di bobine del finale di Blade Runner e dell'inizio di Shining, che sono le stesse parti praticamente. Esatto. Perché quel povero disgraziato di King, sì, di Ridley Scott gli dissero nel finale non va bene così, mettici una bella cosa dall'alto. E lui, ah sì, eh. Senti Kubrick, me ne dai un pezzo? Sì, io ho 50.000 ore di questa roba, pigliala. Ah sì, vabbè, grazie. Eccola qua, dai, finite sto cazzo di film, vaffanculo. Stupendo. Che cose belle, ragazzi. Shining, che è presente in Lube, nell'avventura di Beh, Fabio del sì, è Set del vero, è vero. Blaster. Shining è un film da vedere, non si può non vedere. Come fanno per Shining, ragazzi? Veramente un capolavoro. I film tratti dalla roba di King, a parte Shining, sono penosi. Mamma mia. Sì, il 99% dei casi sì. Purtroppo. Sono Allora, proprio. devo dire che il nuovo It non mi è dispiaciuto. Non l'ho visto. Adesso andiamo molto in là rispetto agli anni 80, però non mi è dispiaciuto. Però vabbè, rimaniamo sugli anni 80, ragazzi. Rambo. Sì, Rambo. Rambo sì, Rambo tanto, Rambo, Rambo. Rambo. bella bestia. Oh, non c'entra, ragazzi, ve lo dico subito, non c'entra un cazzo con il libro. Nel Niente. senso, la storia è Inquietantemente quella, il niente proprio. personaggio è quello, l'antagonista, cioè, però è proprio smerdato il concetto che sta alla Sì, base sì. del libro. Il libro è Sì. un libro senza bene, senza male, senza antagonisti, senza protagonisti. Sulla guerra interiore, il film è un film d'azione dove c'è il buono che si incazza e fa il macello. Il libro non è così, è inutile. Anzi, il libro è uno dei più bei libri, secondo me, con dei difetti di traduzione, forse, non so se di scrittura, cioè si sente un po' di vecchiumo in come è scritto. Però è un libro e te rimani lì e te lo bevi. Cioè, io penso di averlo letto in un giorno e mezzo, forse. Sì, Boh. oltretutto uno di quei libri che è piaciuto sia a me, a te che al Kurt, Sì. quello e The Short Timers, È anche. Allora, se mi citi di Short Timer, c'è un altro allora Full film Metal Jacket, cazzo, di cui dobbiamo parlare, no? buono. Vabbè, ragazzi. Come si fa? Quello è un altro capolavoro. Anche lì. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Cioè, anche lì c'è tutto. C'è il sergente Hartman. Oggi te per dire a uno che fa lo stronzo, dici, oh, la sergente Hartman. Cioè, sono quelle cose che vanno al di là dei film, al di là di tutto. Full Metal Jacket, bomba totale proprio, Eh sì. veramente, mamma mia, bellissimo, bellissimo. E Con però un come sempre, D'Onofrio D'Onofrio grandissimo, al top della sua spolvero, mamma performance. mia. C'è da dire una cosa, che Kubrick è Sì. supino, che Sono Kubrick fa d'accordo. solo film con sceneggiature tratte da grandi libri. È vero. Kubrick, tu bari, perché così sono buoni tutti, Ti no? piace Fai un vincere giro facile, facile. Tu pigli dei grandi Kubrick. libri e ci Sì. fai dei grandi film. Però c'è gente che prende grandi libri e fa delle munnezze, quindi Cioè, tipo, va bene sì, Kubrick. tipo King che capito. si rifà Shining. Dai, No, che cazzo fai, dai?
Stai buono lì, Stai fermo, Stefano, stai eccetera. buono lì, stai fermo lì. Fatti di cocaina, altro poi non te ne vanno. Ti disintossichi, poi fai libri di merda. Quello è un caso di droga e rovina una persona, ma non perché la prende, perché smette di prenderla, e quella non va bene. È spesso causa di malessere se viene Scusami, interrotta. lui continua a dire che non si ricorda di aver scritto Cujo. Ma a noi che cazzo ce ne frega se non te lo ricordi, se l'hai Infatti, scritto tu? Ma guarda, te scrivi, infatti a clippa e noi non ce ne scrivi, frega dai. nulla, Che non ce ne frega assolutamente nulla se non te lo ricordi, quello ragazzi, ma bel dai, ricordo. quello è veramente bello. Veramente, veramente bello. Allora, vi voglio parlare di un film che a me ha inquietato moltissimo, anche se non ho visto il film originale e purtroppo quello degli anni 80 è un remake. Allora, e parlo di Blob Fluido Mortale. Tu hai letto perché c'è stato scritto The Staff, vero? Tra le... Guarda la chat. The Staff. No, giuro, non l'ho No, letto, è giuro, non perché l'ho c'era letto, non Blob l'ho a letto, parte che non l'ho letto. nominava The Staff. Allora, Blob è un film che a me ha inquietato tantissimo quando lo vidi la prima volta, però io vidi quello appunto anni 80, non ho visto quello originale e a tuttora non so come sia, perché a parte qualche spezzone, qualche immagine, non mi è mai capitato di vederlo, però ammetto che quando vidi Blob mi prese molto male, perché mi prese male questo concetto che te c'hai contro un qualcosa che non ha... Cioè non c'ha gli occhi, non c'ha una faccia, non c'ha una voce, cioè non è un qualcosa contro cui puoi fare qualcosa, non ci puoi parlare, non gli puoi sparare. Cioè l'idea di una roba inarrestabile mi fa brutto, Comunque, capito? blob è un altro termine Mi rimasto poi inquieta. nel parlare Sì, comune, è perché chi non sa diventato un dice un programma blob. televisivo. Cioè ragazzi, è diventato un programma, tra l'altro io credo, senza scherzo, forse uno degli ultimi veri programmi televisivi, quando ancora la televisione faceva programmi che meritavano essere seguiti. Cioè Blob era davvero un bel programma che faceva, cioè era, non so come dire, era geniale il format. Cioè l'idea di creare un programma di denuncia, di satira, montando spezzoni di film e di altri programmi. Sì, che poi la cosa fondamentale è che le cose montate dovevano essere tipo del giorno, cioè uscite in televisione il giorno prima, Capisci, ricordi? ma ti rendi conto, ma ti rendi Cazzo, conto di duro, che eh? cazzo di, Duro, eh? lavoro mostruoso Un era? lavorone bestia. Però secondo me Mamma era mia. secondo me era un'opera di giornalismo che non, cioè, l'opera che non ci meritavamo, ma di cui avevamo bisogno, capito? Perché davvero non, cioè, oggi ci striscia la notizia, capito? Cristo di Vabbè, Dio. le iene, a me quando la gente mi dice l'ho visto sulle Non iene, sono cioè, programmi, cioè, è roba indegna di livelli spaventosi. capisci? Vabbè. E noi ci sapeva Blob, vabbè, Blob era molto bello. Blob era bello. Vabbè, dai, cambiamo genere, andiamo su qualcosa di allegrotto, divertente. Ah, guardalo. Regia di Peter Jackson, Quando io capito, e tutti ragazzi? sentimmo che Peter Jackson avrebbe dovuto fare Il Signore degli Anelli, noi abbiamo detto poi fine. Perché venivamo da Sì, ma questi. per forza, ma per forza. Ma attenzione, lui viene da Sì, quello. sì. Lui, non solo voi, lui viene da quello. Quindi noi, Cioè, cioè, lui viene. abbiamo detto chi, quello del Ninja di Dio? Sì. Merda. E invece, ragazzi, Il Signore degli Anelli, il primo film è veramente bellissimo. Dai. Dai, è stupendo. L'ha veramente centrato. Ma non ci credeva nemmeno, non mi ricordo chi, adesso ho letto un articolo sul Signore degli Anelli e c'era un attore che non credeva che Jackson avrebbe avuto quel focus così centrato. Obiettivamente è un capolavoro, dai. Il primo film, L'ha in beccato, il particolare è primo un film l'ha capolavoro. beccato in pieno proprio, secondo me. Cioè, ha beccato tutto, ha beccato attori, casting perfetto proprio. Cioè, la Vabbè, domanda è, ragazzi. ora, se uno vuole rifare quel film, dove lo trovi un altro Gandalf, un altro Saruman? Sono No, perfetti, no, ma no, te lo no, trovi? infatti, Cioè,
Vabbè, Saruman, hai preso Christopher Lee, cioè Christopher Lee ha fatto tutto. Boh. Cioè, probabilmente se leggiamo la biografia di Christopher Lee, scopro che è stato anche mio nonno, Sì, capito? infatti. Cioè, così. È stato il nonno di altra gente, così. Ha fatto tutto, ha suonato, ha fatto l'attore, la spia, il soldato, cioè. Boh. Lui è Ballerino, Christopher Lee, ballerino. è un uomo di 36esimo livello, Sì, Christopher ma Lee. lui secondo Cioè, me è lui proprio la è. definizione di superuomo nicciano, proprio. Sì, totalmente, totalmente. Fabio, ma se io ti faccio vedere questo, Dimmi, secondo dimmi, te c'entra qualcosa col dubbio? fammi vedere. Vabbè. Però sei stato paraculino a prendere la trilogia. Guarda intanto come si dice, quello sgarzulino lì, com'era giovane, Eh sì, quel eh. Mel, com'era giovane. Allora, il primissimo, se mi ricordo bene, non è proprio anni 80, mi pare che del fine 70, il primo Mad Max. Bella domanda. Però siamo lì, siamo sempre lì, siamo sul che cos'è anni 80, che cosa non lo è. Adesso una Sì, curiosità. mi pare che. Mi pare che è tipo il 78, 79, boh. Potrebbe essere, sì. Comunque siamo lì. Anche perché se ci pensi c'è poca roba post-apocalittica, eh? Cioè c'è questa specie di 79, Australia, 79. vedi? Non mi ricordavo di preciso, ma insomma mi ricordavo che era po' di poco prima. Però è molto meno. Il primissimo, cioè c'è quasi un'estetica meno. Cioè più come il post-apocalittico che dicevamo all'inizio, cioè di questa civiltà al collasso, Sono capito? d'accordo, il primo Non c'è il sembra deserto radioattivo. un po' un Robocop in un certo senso. Eh sì, perché lui gira con questa macchina, capito? Fa il poli. Cioè nel primo tu hai proprio la sensazione che lui sia un Sì, poliziotto. infatti. Poi dopo sta roba chiaramente va cioè. Secondo me il vero Mad Max è il 2. 2 è proprio Mad Max Sì, pieno. è quello che abbiamo amato e quello che veramente è spremuto dentro Anche Lube. perché c'è Lordo Mungus, Fabio Lordo Mungus. Passamonti, fondamentale che. Vabbè, personaggio Incarna tutto ciò che c'è bellissimo. di bello, il culturismo, il latex, Sì, sì, come si sì, dice, sì. Poi le imbracature di cuoio. È troppo bello. una cosa Troppo figa, bello. secondo me, di quel cattivo lì, che a differenza dei cattivi di quel periodo, è un cattivo, cioè, con un fisico super Sì, da da super bruto, cioè sì, da culturista, bruto, sì. però Sì, è super educato. Super quella è quella colto, la cosa figa, quello è è quella figo. la cosa figa, che te ti aspetteresti, capito? Il classico gigantone alla Kenshiro, invece no. È stupendo, dai, troppo Bellissimo. bello. Allora, devo dire che sono abbastanza voglioso di andare a vedere il film su Furiosa, eh? Anche perché, ragazzi, Quindi, non si fa a l'attrice non è vederli. veramente, cioè, Sì, no, no, capolavoro. sono davvero curiosissimo, quindi vedremo, vedremo. Spero ci sia Mad poca Max. computer grafica perché. Allora, obiettivamente la scena di Chris Hemsworth che traina un cocchio con due moto a me mi ha conquistato già quando ho visto quella scena, ve lo dico. Cioè, io potrei andare a vedere 2 ore di Chris Hemsworth che guida le moto tipo Biga Romana. Però sono un uomo semplice, vedo delle moto, metto like, quindi potrei essere falsato in questo mio giudizio. Però dai, tanta roba. Tanta roba. Allora, di che si può. Ah, parliamo di un film strano. War Games. Fabio, è bellissimo. War Games. È War bellissimo. Games è un altro film molto Pieno bello, anni 80, anche qui ragazzi, quello, eh. pieno anni 80, pieno anni 80. Guerra Sì, War Games. fredda. Esatto, War Games proprio inizio anni 80, non mi ricordo 82, 83, Comunque sono comunque felice inizio. perché se no i ragazzi giovani non comprendevano la bellezza della guerra fredda e oggi c'è Guerra fredda 2.
Vero? Sì, Ti piace, mi ti piace, piace, sono vero? felice di questa cosa perché. Sì, ma il bello è che la comprendiamo pure noi, capito? Con i prezzi delle È un remake, bollette, con tutta questa roba. Un remake, proprio un revival della guerra sì, è fredda. più bello Sì. quell'altro, però Sì, guarda, mi sarei riguardato War Games invece di vabbè. pensare a sti Infatti, guerra pazzi fredda che 2 era hanno le dita più. sui missili nucleari, quindi. Comunque l'essere umano non cambia mai, No, quindi certamente. purtroppo. Beh, Vabbè, ci War insegna Games, i ragazzi. limiti, no? Bravo. Certo. War Games va visto perché, vabbè, War Games è un film da smanettoni del computer, quindi se vi piace l'estetica dei videogames retro, di tutte quelle avventure testuali in cui te davi gli input, davi i comandi, poi c'è tutto questo un po' appeal di quando il mondo dell'informatica era veramente, veramente, veramente da nerd. Cioè, oggi noi l'informatica la usiamo quotidie proprio, sempre e Sì, anche comunque. perché Invece all'epoca era i veramente da computer non erano così nerd. accessibili, nel senso che Infatti. cioè non è che c'avevi comunque il DOS, cioè Per non è che ti nulla, per arrivavi lì, nulla. c'avevi il tuo Sì. desktop con quelle icone che te Facevi clicchi, stai certo. dir V e Certo. partivano le directory, capito? Sì, però bello perché c'era tutto il concetto di quello che poi sarebbe diventato internet, cioè c'era tutta la rete, questi programmi che funzionavano con il dialing telefonico. Quindi c'era già un primo accenno anche alle intelligenze artificiali, anche Terminator di base è un film sull'intelligenza artificiale e sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella vita dell'essere umano. No, Quindi anche Skynet, War insomma, Games Skynet che è cattivo. sì, cioè Skynet è dal stupendo. futuro, ti manda i robot per uccidere Cioè, tutti, giusto? il vero cattivo è un programma, capito? Cioè, te vedi sto mega scheletro di in lega di titanio del futuro, che però è la pedina di un programma che è il vero cattivo. Cioè, come si fa a non amare un film del È genere? Dai, impossibile, è non voglio impossibile tornare su perché. zio Arnold, non voglio tornare su zio Arnold, però ragazzi, però ci si torna. Faccio vedere due Che film, eh. posso dire? Vai, Due fai vedere, film fai che vedere. obiettivamente sono poca cosa, però secondo me quando te li vedrai dirai, cazzo, è una cosa veramente anni 80. Preparati, Fabio. Vai, vai. Sì, è vero, sono Creepshow anni 80. 1 e 2. Io il 2 non credo di averlo mai Film a visto. Vai. racconti dell'orrore. Quindi vari episodi dove sono storie dell'orrore, alcune tipo la zattera di Sking, tanta roba. In genere, non so come dire, una cosa andava molto quel periodo lì, cioè che Sì, l'orrore fosse episodici, fosse l'antologia, racconti. ma guarda che per certi versi non è sbagliato, nel senso che anche i libri di sangue di Barker sono stati fatti in questo modo, anche a livello telefilmico e anche pensa a tutta la serie adesso di American Horror Story, è tutta roba antologica. Quindi in realtà va benissimo, si presta benissimo, cioè è una cosa che Hai detto anche Barker? oggi. Hai detto Barker? L'ho detto. Vabbè, Ragazzi, ragazzi. Barker. Ora non c'ho di là Eraser. Allora volevo dire, Eraser. no? Visto che te hai tirato fuori questo, tiriamo fuori pure Hellraiser, ragazzi. Hellraiser, come si fa a non citarlo? Dobbiamo. Hellraiser è citato in Loot, non in Il Lube, loot, sì. nella promo di Arena, Di di Arena, sì. Kurt, una delle promo più belle, secondo Secondo me è me. la promo più bella. Sì, bellissima. Più bella questa. Vabbè, ragazzi, Hellraiser è stupendo. Cioè, tutta l'estetica di Hellraiser.
Cioè, Berserk ha preso il Razer, ha fatto, Miura ha fatto. Oh, ma sai che bello questa estetica Sì, così sotto il horror? braccio Sai se l'è che messo così. mi sa che la prendo, perché beh, ti offendi? No, no, va bene, grazie, grazie, cioè, Ragazzi, capito? Miura ci ha fatto il suo successo rubando a Razer Sì. proprio. Sì. In senso buono, rubando, ma Sì. dai, i cinque della mano di Dio. Anche se, Sono i devo dire una cerubiti. cosa, Pinhead è Pinhead, cioè è È imbattibile. imbattibile secondo me. Cioè, i cloni di Miura non sono fighi quanto Pinhead. No, 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 obiettivamente no, ma infatti, Inoltre, c'è da dire vabbè. un'altra cosa, secondo me, che in Miura delle persone normali trovano questo uovo, l'uovo del conquistatore, Sì. e cedendo delle cose, la cosa più importante della loro vita, diventano parte della mano di Dio. Esatto. Però secondo me la figaggine di I Eraser cenobiti. è il fatto che intanto tu devi risolvere il puzzle, cioè questo fatto che te per arrivare a incontrare Sì, devi questi dimostrare. devi dimostrare, cioè non è che loro arrivano lì e cercano di fregare, no, devi dimostrare a te di essere degno. Poi quando Sì, arrivi lì. anche se attenzione, il Belit. Guarda caso, rifinisce sempre in mano a chi Vero, vuole sì, lui, eh? Quindi tu non è che sia proprio casuale, eh? Però sì, dai, comunque hanno questa similitudine che anche loro erano umani prima o comunque erano mortali, però sì, c'è tutta un'estetica stupenda dietro. Cioè, secondo comunque me i cenobiti sono più il belli. Cenobita ti promette E infatti, il massimo del piacere, sì. che per l'uomo normale sono torture, ma il Cenobita ha superato questa concezione terrestre, quindi lui è arrivato al massimo del piacere possibile. Esatto, Questa è la cosa figa, secondo me. l'estasi, Cioè, l'estasi, che il l'estasi. Cenobita è un torturatore, ma cioè, il suo scopo è farti diventare come lui, che alla fine, anche se diventi un Cenobita. Infatti, infatti, infatti c'ha una punta di masochismo barra misticismo Sì. che c'è, cioè che mi viene in mente ci sia solo in Martyr. Non so se l'hai visto il Sì, film. certamente, sì. Te Martyr, per me Martyr è un capolavoro, lo però sai intorno al Martyr, finale, poi lo so, qualcuno lo perché il sa. Il finale non ha senso, purtroppo, finale è il finale di insensato Martyr. completamente, cioè. Purtroppo, e avrebbe benissimo potuto essere fatto diversamente in modo tale che avesse senso pieno. Quindi non è ingiustificabile il regista o lo Cioè, sceneggiatore o lui tutti era e due. andato benissimo per tutti i film, Sì, ma ha sì, sì, sì. smerdato Cioè, tutta la fine. veramente sarebbe bastato pochissimo, ma vabbè. Però Martyr mi pare che sia addirittura del 2000, cioè Sì, anni sì, 2000. sì, sì. Adesso veramente non lo so, lo vado a vedere perché. Però ha senso, mi viene da dire 2000, ma. Può darsi 2008, no? Martyrs, sì, Martyrs, c'era la S? Sì. Sì, Sì, 2008, c'era. 2008, quindi bello, bello in là. Però sì, per dire quella cosa che il dolore ha una sorta di, cioè trascende in qualcosa di più alto, quindi sì, dai, Cenobita, fighissimo. Non so come dire, avevano queste idee dirompenti questi film, per cui te rimanevi lì e dicevi: pervadimi con il tuo orrore cosmico e colmami e basta. Voglio andarmene così, pervaso di queste cose. Concordo pienamente, cioè questi film, il senso è fatemi male, sconvolgetemi, vi Esatto, prego. Allora bravo, invece bravo. il cattivo è cattivo perché in realtà ha avuto una vita difficile, te fai vabbè. Madonna Ok, mia, che palle. manca il cattivo, non la posso pigliare manco con Cioè, lui. il cattivo sono io quando la domenica mi tocca fare una cosa che non mi va. Ecco, oh, che bello. Mamma mia, no, ma anche Poi no. anche io adoravo definire tante cose senza senso che rendevano tutto figo, tipo il cattivo di comando,
che è degli anni 80. Perché porta una cotta di maglia? Che Dai, è senso? stupendo. Sono quelle cose senza senso che però te la ricordi, La però te cotta la di maglia ricordi. del tizio che non ha senso. Poi dice fai lub perché è bello il tizio della Per chitarra. forza, per forza, per forza. Per forza. E che Schwarzenegger uccide staccando un tubo e tirandoglielo e trapassandolo. Cioè, che capolavoro, dai. Che Lì Arnold, zio Arnold, lì era meraviglia è, davvero cioè. in grande spolvero proprio. Quella scena del tizio trapassato, la otto maglia trapassata, e il fumo esce dal tubo. Ma perché? Cioè, cosa c'è? A proposito di scene insensate di Arnold, atto di forza di che anni è? Sai che mi sa che è anni 90, atto di forza? Aspetta, Sì. perché Atto di Forza è un Vabbè, altro di bello, bello, quei. che mi piace un sacco. Sempre, oh ragazzi, parliamo sempre di Philip Dick. Vedi, mille film 1990, purtroppo. Quindi siamo proprio borderline. Però, ragazzi, Atto di Forza. Certo. La Ma tizia con tre Mattia tette mi Matteucci fai è sul rimpiangere di avere solo due mani. Mattia Matteucci è sul pezzo, eh. Aveva la Che pressione dice, che alta, dice? grande citazione. Carlo Azzanti chiede cosa ne pensate del remake di Hellraiser, quale? Perché io non ho visto niente, non voglio vedere niente, quindi Io purtroppo l'ho visto. davvero? Sì. Voto? Allora, per me è uno di quei remake che non ha senso. Perché? Perché è la stessa cosa, cioè è la stessa storia, diciamo, trapiantata in un'ambientazione ovviamente odierna e non anni 80, ma è la stessa, lo stesso, gli stessi concetti. Perché devo rivedere quello? Cioè, per farvi un esempio banale, il film del giudice Dredd, che è successivo rispetto a quello di Stallone, non è un remake, è un altro E film. infatti spacca. E paradossalmente, a me piace moltissimo. Capisco perché il film del giudice Dredd sia stato fatto con Stallone, eh? Non è che non lo capisco, perché per certi versi è più simile a un certo arco, diciamo, fumettistico di Judge Dredd. Però a quel punto preferisco di più il Judge Dredd rifatto moderno con l'attore che faceva Eomer, non mi ricordo mai come si chiama, che poi è lo stesso attore che recita anche in The Boys, perché allora è un altro film, quello è un altro film, e quindi dico ok, me lo guardo, mentre non riesco a capire il senso di Hellraiser rifatto con questi altri. Cioè, è lo stesso concetto che c'è chiaramente, ma perché dovrebbe essere diverso? Sì, c'è la storia della casa che è una trappola, cioè ci sono delle cose belle nel remake, però non giustificano lo sforzo di rifare lo stesso film. Motivo per cui ho capito il senso del nuovo Ghostbusters, che può piacere o può non piacere, perché è comunque un'opera che racconta una storia diversa, tra l'altro, co cioè coniugando anche quello che era successo nel vecchio Ghostbusters, mentre mi ha fatto cagare il remake fatto per rifarlo con le attrici femminili. Cioè, ecco, con Ghostbusters siamo di fronte a due nuovi film. Uno è un remake con un cast invertito, quindi le protagoniste sono femminili e il ruolo di Janine è affidato a un uomo, e quindi è dichiaratamente un film fatto per provocare. Vabbè, ci può stare, perché serve a farti riflettere tutto quello che vuoi. Dal mio punto di vista, boh, se serve per provocare va bene, però a livello di film non mi dice nulla. Il continuo, perché alla fine è un vero e proprio continuo di Ghostbusters con gli altri attori, è
un film che può non piacere, ma almeno è un altro film, non è un remake di un qualcosa che deve per forza trainarti l'effetto nostalgia, cioè non me lo traini, tra l'altro, capito? Boh. Quindi non lo so, non... è come mi ha lasciato la stessa sensazione, mi ha lasciato il remake di Robocop. Non è che non lo guardo perché poi lo guardo perché mi piace, però onestamente non sono operazioni che per me, poi ragazzi, è ovvio che sia tutto soggettivo, è ovvio che non è che io sono il pubblico o l'ego è il pubblico, noi si dà sempre un parere, però per quelli che hanno visto e amato quel film lì, Robocop, Hellraiser, non ha senso vedere il remake. Non, il remake non ha, non ti dà quelle stesse sensazioni che hai vissuto col primo film. Sì, c'ha ragazzi, c'ha gli effetti speciali, vabbè. Cioè, se non avesse avuto neanche gli effetti speciali. Dalla chat altre domande, altre curiosità? Allora ragazzi, siamo a fine, se avete domande fatecele, altrimenti si va a lettino. Sì, anche perché se noi qua, noi ragazzi, si parla Tutta la ore notte, di sta roba. infatti. La storia infinita non l'abbiamo citato. Cazzo, filmone. Tanta Bella bestia. roba. The Swift dice, quindi riassumendo, Riassumendo la lista dei film di Lube, no. Top 5 dei film più importanti in Lube. Allora, uno per uno, Fabio, vai te. Madonna, ragazzi, top 5. Top 5. Top 5 dura, ma direi, vabbè, Robocop, Mad Max. Il secondo. No, non li metto in Ok, ordine, non li metto, tutti e tre cioè, Mad Max. do i 5, do, ah, te, no, Mad Max 2, no, Sì. dicevo la mia top 5, ma non li metto in ordine di Sì, ok. preferenza, eh. Sono 5 film che considero egualmente importanti. Robocop, Mad Max 2, cioè Interceptor, il secondo, scusami, sì, Guerriero della Interceptor, strada, Guerriero secondo me. della strada. Il Guerriero della Strada, bravo. Conan il Barbaro. Sì. La Casa. Sì. E ti direi La Mosca, ma anche Terminator, Terminator, La Mosca, sì, tutte e due, boh. Cioè, raga, 5 è difficile. Un'altra delle citazioni che c'è nello zombie radioattivo c'è la citazione di grosso guaio al cervo Ah, dai, umano. è vero, Madonna, è vero. Ma come si fa a dirne 5? Dai, Cioè, il 5 problema è sono. che Lube è pieno zeppo, cioè veramente pieno zeppo. Ci sarebbe proprio da. Sì. Cioè, ogni pagina ci sono citazioni. Ora, questi sono quelli che sono venuti in mente ora, però, come vedi, Sì. ne escono a quintali, insomma. Però questi sì, che abbiamo nominato assolutamente. Sì, allora, non è, il problema è che non è che non conoscendo i film anni 80 non riesci a giocare Lube, e non è nemmeno che siano così rilevanti, però danno quel contesto che ti permette di apprezzare a 360 gradi il gioco, questo sì. Però non è Vabbè, che però quelle se cose sono non semplici, sai dai. che Tiziano sì. Montana Jones, chi sarà Indiana Jones, è Cioè, come film, insomma, quindi. sì, appunto, appunto, dai. Sì. Ragazzi, siamo Bene. arrivati a mezzanotte. Salutoni, ringraziamenti a chi ci ha seguito. In più, campanella, Davvero, grazie. like, iscrivetevi al canale. Grazie a chi guarderà questo video in differita. Ci
Grazie a chi è stato Iscrivetevi al stasera. canale di Villa Nora. No, non c'è, Iscrivetevi quindi tutti possiamo quanti, Villa Nora, tutti, dire. ricordate, seguite Ale, tutti i vostri Iscrivetevi amici a Villa a Nora. Villa Nora, sì, date i soldi così. E ci vediamo martedì prossimo per guardare un film insieme, Supermarket Horror. Ragazzi, Wow. buonanotte, alla Buonanotte a prossima! tutti.